Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati su Splatoon 2 nel nuovo DLC Octo Expansion, che vi ricordo ragazzi è uscito pochissimo tempo fa e potete acquistarlo direttamente dallo store di Nintendo Switch. Nell'ultimo episodio della Octo Expansion ci eravamo lasciati qua, ho già recuperato 3 cose, dobbiamo recuperare l'ultimo, però prima di recuperare l'ultimo mi avete consigliato di completare tutti i livelli, quindi in questi episodi cercherò di completarli tutti quanti e poi ragazzi andremo direttamente a recuperare l'ultimo coso. Penso che li abbiano chiamati cosi perché non vogliono svelarci in realtà come si chiamano realmente, e poi probabilmente penso che dovremo affrontare il boss finale per poi riuscire finalmente a tornare in superficie. Allora, direi di partire dalla linea rosa che ho sbloccato a telecamere spente. Vediamo come si chiama questo livello. Non scavarti la fossa, cala marina. Sconfiggi tutti i nemici prima che scada il tempo. Ok, però non lo possiamo affrontare perché la tariffa è 2000 e io ho 1813 punti. Allora, passiamo a un altro livello. Caspita, sono livelli costosi questi qua. Partiamo da questo qua, va? Boing boing boing, rampa trampolpina, raggiungi il traguardo saltando e sparando. Ok, rieccoci qua. Ci consigliano il blaster rapido. Prendiamo quello allora. E si va. Ok, ah ecco perché si chiamano così. Aspettate, eh. Allora, dobbiamo andare dall'altra parte. Ok, ce l'ho fatta per un pelo. Emo. Ah, devo andare lì sopra. Ok, ce l'ho fatta. Poco complicato come livello, mi hanno detto. Proprio poco, poco complicato. Ok. Allora, adesso dove bisogna andare? Bisogna incrociare. Ok, forse ho capito. Bisogna saltare lì sopra. Intanto ci siamo presi tutte le uova. Ok, sono qua sopra. E dovrò sparare a quello. Ok, ce l'ho fatta. Bisogna prendere un pochettino la rincorsa. Adesso fatemi capire come si fa qua. Ok, sono salito anche qua, qui ci ho messo meno. Forse bisogna colorare lì. Ok, ho colorato tutto. Oh, ma dai! Ok, ce l'ho fatta. E adesso bisogna sperare in una botta di fortuna incredibile, perché sti affari qua vanno su e giù. E al primo colpo, incredibile. Allora, cerchiamo di agganciarci a quello. Comunque pensavo fosse un livello un po' più facile, eh. Oh, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Ce l'abbiamo fatta. Il primo pezzo comunque è stato bello tosto. Dovessi rifarlo comunque sono sicuro di riuscire a completarlo molto più velocemente. Bella lì. Ce l'abbiamo fatta. Allora, adesso passiamo al prossimo livello. Museo navale, trasporta il Bazookarp. Non andare a fondo. Allora, eccoci qua. Mi consigliano lo splasher e andiamo di splasher. Costa 500. Le octolinghe. Allora, dai, questa mappa qua la conosciamo bene. L'altra volta ci ho messo circa un minuto. Riusciamo a prenderlo?
Ok, preso. Allora, muoviamoci velocemente. Tanto loro sono qua per farmi perdere tempo. Dai, dai. È là, è là, è là. Siamo quasi arrivati. Accidenti. Mi sa che non ce la faccio. Sono tutte lì, sono tutte lì. Abbiamo 4 minuti, eh. Bazookarpa è di là. Ok, presa. No, adesso torna indietro. Te pareva. Dobbiamo tornare indietro. Beh, ma ce la possiamo fare. Dai, la strada è mezza spianata. Abbiamo 3 minuti. Non so se rinascono, loro. Secondo me sì. Secondo me rinascono. Allora, muoviamoci. Ne ho vista una là. Ah, ma c'è una fontanella là sopra, eh? Ok, spazzata via. Guarda, sta qua. Guarda, sta qua. Sbrighiamoci. Tanto poi tornerà indietro, lo so già. Abbiamo fatto meno fatica nel portopolpo comunque. Oh, finalmente ho tirato via questa. Oh, ciao ciao. E ce l'abbiamo fatta. Non era una missione così complicata, solo che mi hanno splattato 2 volte. Sapete perché? Perché sono andato troppo diretto verso il loro totem. Avessi magari fatto piazza pulita prima era meglio. Allora, passiamo a questo livello qua. Una situazione spigolosa, il cubo. Ottieni gli 8 trasmettitori. Ok, eccoci qua. Lo sweeper. Anche perché è l'unica arma che possiamo usare. È a tempo? No. Però sicuramente... infatti ci sono degli avversari. Oh mamma. Ah, quindi... quindi bisogna stare attenti, eh. Vabbè, mi butto qua dentro. Avversario facile da battere. Ok, questi qui sono i trasmettitori. Lì forse ce n'è un altro. Beh, ma non c'è problema. Lo andiamo subito a recuperare. Anche se così non possiamo, quindi dobbiamo tornare su. Dobbiamo fare tutto il giro, e far girare continuamente il cubo. Aspettate, facciamo fuori questo qua. Ecco, lei si levi. Ecco, questo per esempio non possiamo prenderlo. Neanche quello. Mamma mia. Siamo un po' sotto sopra. Se mi butto qua. Salve, non l'avevo vista. Questo lo possiamo prendere per esempio. Magari. Eccolo lì, te pareva. Se ci arrampichiamo magari un po' meglio. No. Non se puede. Non se puede.
Adesso l'abbiamo preso. Ok ragazzi, forse ci siamo, eh. Perché sono nella stanza dove si trova l'ultimo oggetto. Facciamo girare il cubo ancora un paio di volte e ci siamo. Ok, l'unico consiglio che vi posso dare è andare a tentativi, tanto non c'è un limite di tempo, è un livello abbastanza facile. Ho tagliato i vari pezzi perché tanto vi sareste annoiati a guardare tutto. Ok ragazzi, passiamo a questo livello qua, ma non finiscono mai. Via barattola, sconfiggi i nemici e fatti strada verso il traguardo. Ok, eccoci qua. Allora, mi consigliano il blaster. Ragazzi, io utilizzo le armi consigliate, anche perché non ho tutti sti punti e non posso rimettermi a fare livelli che magari posso superare facilmente utilizzando le armi consigliate. Ok, questi li abbiamo fatti. Oh là, quanti sono? Quanti sono? Via, via, via. Vada retro lei. Andiamo di qua. Altra piattaforma, altri nemici. Sconfitto. Questo lo attiviamo. Attenzione, allora il piccoletto, via. Volevo far fuori più che altro quello grosso. No, ce ne sono troppi, ce ne sono troppi. Preso. Mister, ti lancio una granata e vinco. Stavolta mi ha mancato. E io me ne vado subito al volo. Ok, perché non voglio perdere troppo tempo. Cecchini? Anche, c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto. Facciamo che colorare qua dietro. Quello... Ah, il nostro amico. No, vabbè, ma quanta gente c'è? Attenzione che sono ferito. Dai! Ancora qualcosa? Meno male che sono riuscito a farli finire in mezzo all'inchiostro. Oh, ti ho abbattuto. Adesso stiamo alla larga un attimo da quelli là in mezzo. Beh, a questo punto direi di farli fuori tutti. Tanto oramai ci siamo, così mi prendo le uova. Tanto oramai li avevamo eliminati tutti, quindi almeno mi prendo come premio le uova. Sì, ma secondo me comunque non è ancora finita. Perché mancano ancora i cecchini, manca un po' di gente, insomma. Andiamo. Ah no! Non mi ricordavo di aver visto che era l'ultimo checkpoint. Meglio così, ragazzi, meglio così. Vai, vai. Ok, altro livello completato, passiamo al prossimo. Bersagli sfuggenti, calle caligine. Fai scoppiare tutti i palloncini prima che volino via. Questo livello qua mi sa che sarà tosto. Sì, dammi lo splasher, va. Già ci danno 5 vite, quindi vuol dire che sarà difficilissimo. Eccala, te pareva.
E iniziamo benissimo. No, 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 no. Sono 50 palloncini, 50 palloncini. Più aggressivo, più aggressivo, più aggressivo. Ragazzi, l'ultimo. Ce l'ho fatta al pelo. Che prova, ragazzi, che prova. Più che altro, la prima volta che si fa non si conoscono le posizioni esatte dei palloncini. Poi magari dopo un paio di volte si capisce immediatamente dove sono. Non è difficile. È solo a primo impatto che lascia un attimo spiazzati. Allora, passiamo al prossimo. Si chiama Ponteggio Polpo. Nessun bersaglio al sicuro. Sfrutta gli ascensori e fai scoppiare tutti i palloncini. Di nuovo. Spero non volino via come prima. Dammi di nuovo lo sweeper, va. Più che altro perché se scappano via almeno. Sfrutta tutti gli ascensori. Ok. Ma in teoria non dovrebbero scappar via, in teoria. Ok, dobbiamo farli esplodere più che altro per aprire i portoni. Ok, ragazzi, non so quanto manchi, Sinceramente non ne ho la più pallida idea. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi c'erano 4 cancelli da superare. Mamma mia, mi devo concentrare tantissimo. Che poi una volta superate non sono prove così impossibili. Però nel frattempo comunque creano un po' di problemi. Allora, passiamo a questo livello qua. Piazzale Pendolo. Guai a farsi ipnotizzare. Raggiungi il traguardo senza fretta. Ok, ragazzi, eccoci qua. Allora, cecchino e granata o solo granata? Vai di cecchino e granata, va. Tanto la differenza è poca. Allora, dobbiamo bloccare la piattaforma. Vai, 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 veloce, veloce, veloce. Ok. Poi. Op. Op. E blocchiamo quando la parte sopra. Adesso. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bello! Eh già. Ah no, però aspettate. Non dobbiamo colorare niente, dobbiamo solo bloccare. Sbrigati. Ok. Sì, ma siamo a Giochi Senza Frontiere, scusate. Allora, intanto facciamo fuori questi qua. Poi coloriamo. Ok. Qui abbiamo fatto girare tutto. Questi signori qua sopra li facciamo fuori. Quello là è troppo distante, non importa. Dov'è il pulsante? Ah, qua. Non mi vedi? Ok, non importa, ho perso la tuta. Possiamo procedere. Ultimo checkpoint.
Aia. Stiamo attenti, stiamo attenti, stiamo attenti. Ah, dobbiamo... Olla. Dobbiamo salire lì sopra. Allora, facciamo una bella roba. Blocca tutto. Uno. Due. Saluti e arrivederci. No, devo aspettare un secondo. Voglio che siano perfettamente allineati. Tipo così. Oh, ce l'abbiamo fatta. Vabbè, sempre meglio, eh. Già solo per fermarlo. Ok, questo l'abbiamo bloccato. Ah, ma ce n'è uno anche là sopra. Vabbè, quello chi se ne frega. Non capisco solo dove dobbiamo andare noi. Ah, là sopra? Wow. Wow, wow, ipiaiao. Ok, almeno l'abbiamo eliminato. Ci proviamo. No. Così non ce la farò mai. Ok, la parte sopra è colorata. Allora, dovrebbe bloccarsi a questa altezza qua. Ok, torniamo giù. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Tosto. Come livello l'ho trovato tosto. Con le sole granate secondo me non si riesce. O è molto molto difficile. Ok, altro livello completato. Questo... Antica stamperia, sconfiggi il ganzo. Sì, queste qui sono boss fight. Facciamo che passare... ai livelli della linea... bianca. Valle gioiello, distruggi tutti i bersagli prima che scada il tempo. Ok, eccoci qua. Vai col tinturicchio. E si parte. Via, veloce, veloce. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ok, rotti. No, non ho più inchiostro. Te pareva, non lo posso mancare. Devo per forza prenderli tutti. Ma in effetti così... ci mettiamo molto molto meno. Ok ragazzi, ce l'ho fatta. Mamma mia, è una prova velocissima. Bisogna essere molto molto precisi, eh. Ok, rieccoci qua. Questa mi sa che è un'altra boss fight. No, proteggi il capsulotto. Come potete vedere le missioni praticamente si stanno ripetendo. Adesso non so se ve le mostrerò tutte, magari le completerò a telecamere spente. Poi magari andremo a sconfiggere insieme i vari boss presenti sulle varie linee
della metropolitana. Come sempre ragazzi, però, nel frattempo spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui sulla Octo Expansion DLC di Splatoon 2. Alla prossima ragazzi.